a te, a tutti i ciurmi, e benvenuti da Cicchino in questo nuovissimo episodio su The Sims 4. È passato praticamente un mese, ragazzi, da quando ho caricato l'ultimo. Sono una pessima youtuber. Vediamo, ragazzi, se riusciamo ad arrivare almeno a 20 like per questo episodio. Ed eccoci qua di ritorno nel caro Tugurio della casa YouTube, dove vivono i nostri carissimi Giocherini e Rodrigo, che non ne vogliono sapere da accoppiarsi, ragazzi. Cioè, ci sta proprio poco da fa. Mi avevate detto appunto di guardare nella modalità costruisci in alto a sinistra. Infatti, eccola qua, ragazzi, la casa. Se ci clicchiamo sopra, appunto, c'è la possibilità di scegliere addirittura i tratti del lotto. Questa è la primissima volta che vedo una cosa del genere, ragazzi, quindi grazie davvero di cuore. Oddio, e questa cosa mi sta per piacere tantissimo. Allora, ne possiamo scegliere tre, Il primo tratto che sceglierò sarà sicuramente Aura Romantica. L'aura romantica rende più facile che altre persone si lasciano sedurre dall'amore. Ovviamente, quindi questo sarà il primo tratto del nostro lotto, ragazzi. Dopodiché il secondo, oddio, questa cosa mi piace troppo, infestato, ragazzi. La gente del posto dice che questo luogo è infestato. Bah, che ne sanno. Scegliamo infestato, assolutamente. Folletti delle monetine. Spesso i sim trovano qualche spicciolo in questo posto. È come se ci fosse una fatina segreta di soldini o qualcosa di simile. Questa cosa ci interessa perché siamo dei poveracci, va bene? Abbiamo bisogno di un po' di aiuto economico, per cui sì, sceglierò questo. Ok, direi che abbiamo fatto, ragazzi, no? I tratti sono stati salvati, per cui direi di non perdere più tempo e di ritornare in gioco. Allora, Giocherina sta dormendo perché c'ha l'energia, ragazzi, eppure leggere che fanno veramente schifo. Mentre Rodrigo è bello sveglio, però ha fame. Però che ora è? Sono le 15:53 del pomeriggio. Dovremmo andare al lavoro fra 3 giorni con Rodrigo, per cui di questo non ci preoccupiamo assolutamente. Mentre a scuola fra 17 ore. Compiti a casa fatti, perfetto. Per cui Rodrigo possiamo farlo dedicare un pochettino di più alla musica, ragazzi. Allora, carissimo Rodrigo, ci si rivede. Tu adesso non preoccuparti, fai la tua pappa. Giocherino invece dovrà andare a lezione. Oh mio Dio. Sì, fra 16 ore. Vabbè, come Rodrigo ha completato i compiti a casa, per fortuna, ragazzi. E oddio, deve andare al lavoro fra 2 ore. Ma sta ragazza me la stanno a distruggere, Dio santissimo. Come faccio? No, mi sono appena accorta che il cesso è rotto. No, si è allagato tutto. Rodrigo, toccherà a te. Toccherà a te riparare il cesso. So che non sei il tipo che fa queste cose, ma ti tocca, insomma. Madonna, Giocherina è una situazione assolutamente disastrosa. E puzza di piedi da morire. Giocherina, mi dispiace, ma devi farti una doccia veloce. Ah, non ci siamo. Oggi partiamo già male, ragazzi. Cioè, non si può andare a lavorare in queste condizioni pietose. Ma il bagno è rotto. No, ragazzi, dobbiamo sostituirlo. Non faccio in tempo a ripararlo, dai. Usa il bagno, per l'amore del cielo. E poi ti tocca andare al lavoro, mi dispiace tanto. E ora andiamo al lavoro. Dai, molla il cesso, forza. Rodrigo, tu che... Ah, si è messo a fare il pisolino lui, giustamente. Vabbè, sì, un po' ne ha bisogno, quindi forse è meglio che riposi. Che è successo adesso? Giocherina sta facendo la babysitter per una famiglia nuova, servendo cucchiaiate della delizia di quinoa e cavolo verde, la preferita di Ettore, su un piatto da portata, ignorando suavemente i rumori di fracasso provenienti dalla cameretta del bambino. Quando questi cessano all'improvviso, le viene un tuffo al cuore, poi una vocina chiede: posso avere un biscotto? Ettore non dovrebbe avere alcun biscotto prima di aver finito la cena. Momenti di scelta importanti, io direi di farlo aspettare, ragazzi. Wow, nonostante i suoi 4 anni, Ettore ha dei polmoni possenti. Giocherina deve praticamente costringerlo a mangiare l'intruglio verde, mentre intanto il bambino tira gli occhi fissi sull'ambito biscotto. Dopo 3 crepirici, una cena e un biscotto, Ettore va finalmente a letto brontolando per la babysitter peggiore del mondo. Mi dispiace, sarò pure la babysitter peggiore del mondo, ma insomma, questo è il mio lavoro, me assumono per fare la brava babysitter, insomma, ecco. Ambiente sgradevole, lo so, lo stai pulendo apposta. Minchia, hanno sempre da lamentarsi questi, Che fanno? Oh! Promossa a babysitter. Giocherina è stata promossa a babysitter. Guadagnerà 7 simoleon in più all'ora, per un totale di 40 all'ora. Ammazza. Oh, ha ricevuto anche il seguente bonus. Grandissima, Giocherina, sono fiera di te. Vai a dormire, amore. Vai, vai. Che c'è adesso? Perché si è alzata? Puzzi. Lo so che puzzi di piedi. Poi fila a letto, perché sennò domani chi ce va a scuola? Oh, Rodrigo, che vuole fare? Eppure lui è a disagio. Guarda, sia amichevole con Giocherina. Madonna, ma ancora fame hai? Vedi, già gli usciva il fumo verde dalle ascelle. Ha preferito andarsi a fare la doccia piuttosto che finire la colazione.
Ah, è diventato improvvisamente felice. Boh, così. Sei proprio lunatica, proprio come me, eh. Ci sta poco da fare. Chiacchiera con qualcuno, se Rodrigo uscisse dalla sua maledetta doccia. Mo' lui ha il disagio. Perché? Ha fame di continuo, quest'uomo. Ah, giocherina è esaltata proprio. Ecco. Cioè, era esaltata fino a un minuto fa, ma serio? La posta di oggi è stata consegnata, oh! Le bollette sono appena state recapitate nella tua cassetta postale. Devi pagare 360 simole, non entro 48 ore. Pagheremo le nostre bollette, che volete che faccia? Oddio, io non le sopporto più queste situazioni. Chi piange a destra, chi piange a sinistra. È diventato giocoso. Che veramente. Ancora sto dolce al cioccolato. Io me lo butto sto dolce al cioccolato. Non ne la faccio più. Estate molla sto dolce al cioccolato. Molla. Minchia, buttalo via. Buttalo. Il festival distrarsi e distrarsi in città. Clicca su una delle insegne dinamiche in giro per la città per saperne di più. Davvero. Oddio, ci dobbiamo andare, ragazzi. Andiamoci. Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a far flirtare Rodrigo con qualcuno. La sfida tra i burloni e i mattacchioni è iniziata. Inizia bevendo il tè scuro o quello chiaro per schierarti. Unisciti ai burloni. Sì. Bello, mi piace, è tutto viola. Dobbiamo unirci per forza ai burloni. Dai. Bellissima sta cosa, ragazzi. Ok, allora, sta rossa mi piace. Tu, come caspita le chiami? Importuna maliziosamente. Vediamo se c'è sta o se ci manda a quel paese, ragazzi. Oh. No. Incomincia proprio male sta relazione. Incomincia proprio male. Non c'è sta. Mi piacciono le tue tettazze, va bene? Rivolgi uno sguardo folle. Ok, questa se ne sta andando. Questa c'ha le tette più grosse, ragazzi. Ci interessa di più questa, dai. Sì. Con le tipe è un disastro. Me lo fa vedere. Oh, eppa. Fuba sopa. Chi è che puzza di piedi qua? Oh, si chiama Penny Pizzaz. Pizzaz, ma che cognome è Pizzaz? Andiamo a casa, va. Ok, ragazzi, abbiamo stretto amicizia. Questa Penny sembrerebbe starci, quindi dobbiamo tenerla bene a mente. Anche se appunto sono adolescenti, ragazzi, forse l'amore non ha ancora tutta questa importanza nella loro vita. Però, cioè, devo darci una mossa, eh. È ora di andare a scuola, ragazzi. Su, via. Quaderno del rivale. Uscendo dal bagno, giochierina nota che il suo grande rivale accademico ha lasciato il proprio quaderno sul lavandino. Contiene note, compiti e molte informazioni importanti. Deve restituirlo o buttarlo nella spazzatura? È un bel dilemma, eh. Però, ragazzi, noi siamo delle brave persone, per cui dire restituisci il quaderno. Il rivale accetta con sospetto il quaderno, ma poi accusa giochierina di averlo rubato. Ora giochierina tocca spiegare che stava solo cercando di fare una buona azione, santo cielo. Ecco, vedi? Vedi, fai una buona azione, ragazzi, e ti dicono pure che invece stavi a fare l'opposto. Ti fai la doccia? Oddio, è svanito. Oh mio Dio, che paura, ragazzi. Ok, oh merda, miseria. Mi dispiace, ma devi riparare anche questo. Acquisita abilità e manualità. Ovviamente è una cosa, cioè, ragazzi, vi rendete conto che la devi fare giocherina, non la fa Rodrigo. Vabbè, il poveraccio è stanco morto, ci può stare, dai. Di nuovo? Ma pure il lavandino qua. Molto te... Oh mio Dio! Ovviamente, ragazzi, ho messo infestata e quindi arrivano tutti i fantasmi qui in casa. Ecco, mi ha sfasciato di nuovo il lavandino. Però siete dei pezzi da merda. Oh! Rodrigo è stato promosso! E vai! 7 simole in più all'ora, prenotate le 40 all'ora. Abbiamo ricevuto anche il bonus di 188 e sabato alle 18. Perfetto, ragazzi, meravigliosa sta cosa, eh? Sono contenta. Festeggia il compleanno di giocherino organizzando una festa indimenticabile, sì! Oh, è il compleanno di Rodrigo di giocherina! Come facciamo a organizzare una festa? Oh, aspettate! Pianifica un evento sociale.
Allora, è un momento, ragazzi, bello per organizzare finalmente una festa. Festa di compleanno, ecco, questo che ci interessa. Ok, festa di compleanno. Ok, invitiamo questa qua che ci piaceva, e questa qua, ok. Due sim, perfetto. Fornitore di catering, ne assumiamo uno, ragazzi. E il mixologo, intrattenitore anche, diciamo di sì, dai. Sim festeggiato Rodrigo, ok. Seleziono un luogo. La piscina, ragazzi, dai. Sì, woohoo! Speriamo che si divertano un pochettino, che socializzino un pochettino, effettivamente. Ecco qua la gente. Alcuni consigliarono: gli intrattenitori hanno bisogno di un pianoforte, che festeggia un compleanno ha bisogno di una torta. Ho capito. Soffio sulla candelina, mangia il cibo, poi che si imballino allo stesso momento, socializza con il sim festeggiato per 3 ore. Non lo so, ragazzi, la torta come caspita faccio? Effettivamente non lo so. Giocherina pure, facciamola venire, scusa, non ho capito. Direi di andare a fare un bel bagno. C'è anche giocherina, perfetto. Il punto è appunto che pensavo di aver affittato anche il catering e tutto il resto, ma a quanto pare mi sa di no, ragazzi. Per cui, dove diavolo è la mia torta di compleanno? Non so, ragazzi, a me non sembra tanto una festa di compleanno questa, perché cioè la torta non la vedo, il catering non c'è. Vabbè, almeno stanno socializzando un pochettino fra di loro. Peggy Sim ballino nello stesso momento. Ok, vediamo un po' se riusciamo a far ballare la gente, ragazzi. E balla insieme a Rodrigo. Dai, ok, ci manca qualcuno per ballare. Forza, ragazzi. Invita Liberty a ballare, su via. Ok, ci manca la vecchia. Invita Sai a ballare, su via. Ok, obiettivo completato. Dobbiamo mangiare del cibo poi. Dov'è il cibo che si può mangiare? Non so, ragazzi, non so il cibo dove si mangia effettivamente qui, Pensavo di aver assunto il catering. Non è arrivato nessuno. Il mixologo che avevo chiesto non è arrivato, ragazzi. Mi è rimasto pochissimo tempo e non avrò completato tutto. C'è sta poco da fare. Ho organizzato la festa proprio come il culo. Mo scusate il termine. È proprio così che è andata. È stato un disastro. Cioè, sì, ci siamo divertiti, tutto quello che vi pare, ma non c'è stato da mangiare, non c'è stato niente. Fallimento festa di compleanno, evviva, Proprio bel compleanno, guarda. Raggiunti livello 2 dell'abilità di ballo. Vabbè, questo poco mi interessa, ragazzi. Direi che è il caso di andare a casa. È stato un fallimento totale, che tristezza. Che diavolo? Chi? Oh mio Dio! Oggi cose paranormali, ragazzi! La vecchia è morta! Guarda, escono le tette alla morte! Se l'ho portata via! Giocherina, vai a casa! Vai a casa, Dio santissimo! Che qua sta succedendo il finimondo! Oh mio Dio! Vabbè, ragazzi, allora, che dire? Oggi è successo tutto e niente, tra virgolette. Nel senso che abbiamo visto cose nuove, abbiamo visto i fantasmi, ho provato a organizzare la festa di compleanno, che è andata assolutamente di merda. E come ultima cosa, ma non meno importante, abbiamo visto addirittura la morte per la prima volta in questa serie. Se avete cose da suggerirmi, ragazzi, per favore fatelo in commento, del tipo come organizzare una bella festa di compleanno e anche altre cose da far fare i miei sim. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bdosh a tutti, ragazzi, ciao.